Io avessi avvenuto una che ieri davanti a si chiama una leader e un insegnante. Allora, la notizia di oggi, di ieri, è quella che ritorna la Sacra del Pesce. È stata ripresa da tutti i giornali, addirittura nazionali, quindi anche un bel clima, anche oggi siamo tutti senza mascherine. Sì, stiamo respirando, siamo tranquilli, insomma, per fortuna ci sono tante cose. Si ricomincia. Ovviamente, con la Sacra del Pesce, storicamente, purtroppo, perdete un giovedì. Mercato, sì. Ma io mi permetto, sono contenta che ritorni la Sagra del Pesce, perché tutti dobbiamo lavorare ed è giustissimo. Speriamo solo che naturalmente di farci recuperare il giovedì che ci verrà tolto, ecco, perché per la Sagra del Pesce noi saltiamo un giovedì, quindi un mercato. E speriamo di recuperarlo, non d'inverno, ma durante l'estate, casomai di domenica. Io penso che domenica sarebbe ideale, ma addirittura non una domenica, anche magari... Una domenica al mese. Ancora meglio. Domenica al mese, che sarebbe sicuramente un vantaggio per tutti quanti. Per tutti. Tutti dobbiamo lavorare anche per animare di più il centro storico, il mercato, insomma. Si vede, no? Quando c'è il mercato c'è gente. C'è la vita, c'è tutto. Per tutti. È chiaro che c'è qualche disagio per la viabilità, però i vantaggi sono ben maggiori dei disagi. Sì. Speriamo, dai, che il sindaco... Bisogna che facciamo un po' di campagna. Campagna, dai. Cercheremo, speriamo di recuperarlo di domenica durante l'estate. Grazie. Grazie. Buongiorno amici, buongiorno al popolo di Chioggia, presenti anche oggi puntualissimi, oggi molta affluenza di turismo, non della costa ma da Rovigo, vengono dappertutto, austriaci, tedeschi, adesso inizia la bella stagione per Chioggia e Marina. Vi ricordiamo l'appuntamento del 2 giugno per il mercato Salterà, perché ci sarà la festa della Repubblica, giusto? Ci sarà una parata, un corteo qui in centro, perciò viene annullato il mercato. Noi saremo presenti il 26 di maggio e il 9 di giugno, il 2 non ci siamo. Poi ricordiamo l'appuntamento, la festa, la Sagra del Pesce, quest'anno ci sarà a luglio. Noi salteremo anche un giovedì e quel giovedì verremo qui a mangiare le vostre prelibatezze, i piatti della tradizione. Dopodiché, cosa diciamo? Vi aspettiamo qui con tante novità per i vostri bimbi e le vostre bimbe. Un saluto speciale al cameraman Michele e ad Andrea, che fanno sempre un ottimo lavoro. Un ringraziamento a tutti, vi aspettiamo. Moda Bimba da Lucia, un saluto a tutti. Ciao! Allora, siamo qua da Cinzio. Non c'è nessun ex assessore nelle vicinanze, quindi possiamo parlare, nessuno si arrabbia. Qui abbiamo Hermes, che è stato uno dei nonni vigili. Dei nonni vigili, lo sappiamo, sì, ma anche uno di quelli, perché adesso ritorna finalmente la Sagra del Pesce. Esatto. Tu cosa dici? È una buona manifestazione. Era ora che tornassi. Faremo anche il tempo a tornare, soprattutto. E poi faremo. Ma ascolta, quel giovedì che si è sempre perso, non sarebbe giusto farlo recuperare agli ambulanti? Di sabato o di domenica? Non sarebbe una cosa. Cinzio non vuole parlare perché dice che l'assessore dei servizi speciali gli ha proibito di parlare, ma comunque noi possiamo dirlo, o no? Giusto? Oggi è mutto. Ha perso la... Allora ricordiamo che il 2 giugno non ci sarà il mercato del giovedì, perché c'è la festa nazionale, la festa della Repubblica. E poi arriverà la Sagra del Pesce finalmente. E noi siamo dell'idea che magari l'amministrazione potrebbe cercare di fare recuperare magari una domenica mattina. Diciamo che di recuperare magari verso settembre, ottobre, una domenica, dove che allora non ci sono più problemi, siccome che Chioggia è anche una città storica d'arte, la gente da fuori viene tranquillamente a fare visita, è un'occasione giusta anche per fare il mercato. Dopo questo dipende sempre dall'amministrazione e via. Comunque è una cosa ottima che dopo 2 anni per il problema Covid si ritorna a fare la grande manifestazione della Sagra del Pesce, conosciuta non voglio dire in tutta Italia, ma in tantissime parti tutti ne parlano. Quando noi andiamo in giro l'hanno ripreso tutti i giornali nazionali. Sì. Che la Sagra ritorna, è stata ripresa da tutti i giornali nazionali. Eccola, quindi è una bella cosa. Speriamo che il tempo sia anche clemente, che tutti possano lavorare e di avere una partecipazione di massa per tutti. Vuoi salutare buon lavoro qualche a tutti. Ex amministratore? Niente, ti saluto Andrea, Michele, arrivederci Chioggia e buona giornata a tutti. Ciao caro.
Allora, sia ritornata la Sacred Page, siamo tutti contenti, è stata ripresa un po' da tutti, mi ha chiamato anche Medias l'altro giorno. Bene. Per avere la conferma che c'è questa sagra. E tu che sei l'assessore a questa attività, cosa vuoi precisare, qualcosa? I giornali l'hanno definita e anche noi la stiamo definendo la sagra della ripartenza. C'è voglia di riprendere la normalità, non siamo ancora usciti da questa pandemia e noi ci promettiamo di fare i bravi e ci atterremo ovviamente a tutte le disposizioni ministeriali. Però c'è voglia anche di stare insieme, c'è voglia di far festa. Certo. La novità più esclusiva di questa sagra saranno queste ormai celeberrime casettine a norma, ad uso cucina. Quindi una novità per quanto riguarda la nostra tradizione, però posso assicurare anche con un po' di emozione quando le ho viste che le vecchie casettine sono state veramente rimesse a nuovo, perché da lì noi siamo partiti e quello è la nostra storia che non dobbiamo abbandonare. Senti, qualcuno ci ha anche chiesto se verrà riproposta il carnevale estivo. Ci ragioniamo, ci lavoriamo, ok? Va bene. Perché sicuramente sarà un'estate piena. Calda, quindi... pare che sia calda anche tra l'altro. Bene, assessore, grazie mille. Grazie a voi. Buona continuazione. Prego. Allora, un pollo allo stesso. Sì. Un po' più grande, che così un po' Allora, intanto queste camicie sono per veri maschi, come... Solo per uomo. Solo per uomo. Camiceria solo uomo per vero uomo. Allora, bene. Allora, ascolta, tu sai che è stata ripresa un po' da tutti, che torna la sagra del pesce. Certo. Sei contento? È un bene, è un male. È un bene per chi odia, è bene per chi odia, perché ci sarà tanta gente. E noi però stiamo a casa sempre 15 giorni. Ce la faranno recuperare, non si sa quando, non si sa le domeniche, no? A gennaio, se non ce la fanno recuperare è meglio. Cioè, dove darci una cosa a parità di periodo praticamente. Quindi chiedete che vi facciano recuperare... Le domeniche dopo la fiera del pesce, le domeniche dopo ci fanno recuperare. Quindi tu saresti contento di venire la domenica? Beh, madonna, cioè, se ce la fanno, piuttosto stare a casa, se ce la fanno recuperare, benissimo. Basta che non ci spostino da qua, che ci mandino la pioggia, che ci mangiano, cioè, è sbagliato. Certo. Il mercato è qua, deve stare qua. Punto. Bene, ok. Grazie, buongiorno, grazie a te. Bene, è la roba...